Ciao a tutti e benvenuti sul canale, io oggi vi parlo di Vander e vi parlo di Warwick nello stesso video. Questo video ha un botto di spoiler su Arcane, quindi non guardatelo assolutamente se non avete ancora visto la serie, ok? Se non avete visto la serie, date via da qua. Se avete visto la serie, possibilmente tutti e sei gli episodi, allora guardate il video. Allora, a me è venuto il dubbio. È venuto un dubbio che Warwick fosse Vander e mi è venuto in questa scena. Ascoltate più che vedete, anche alla vista c'è qualcosa, ma principalmente ascoltate i versi che fa Vander. Sembra che sta abbaiando, specialmente l'ultimo verso che ha fatto, quel sembrava proprio che stesse abbaiando. E se vedete bene la mano, guardate la mano destra. Lui con la sinistra tiene in alto il tizio e con la mano destra sta giù. Vedete come sta? Sembra quasi che abbia degli artigli. Sembra quasi che abbia degli artigli. I versi, raga, sono. Non lo so, raga, a me sembrava tanto tanto simile. E per questo motivo ho fatto un po' una ricerca su internet e ho scoperto varie cose interessanti. Per esempio, se andiamo a vedere quello che fa Warwick quando usa la provocazione, no? L'emote di provocazione su V, quello che le dice è: chi ti ha insegnato a fare a pugni? Noi sappiamo dalla serie, cioè è intuibile dalla serie, che Vi utilizzerà i guantoni vecchi di Vander per fare i suoi guantoni. O comunque c'è qualcosa, c'è un legame fra i guantoni vecchi di Vander e i nuovi guantoni che avrà poi Vi, che credo poi siano in realtà quelli dell'Accademia. Abbiamo visto Victor e Jace insomma lavorare con l'Hextech e quindi credo siano quelli dell'Accademia. Però vabbè, comunque la base è quella di Vander e oltretutto Vander è il mentore sia di Vi che di Jinx che di tutti gli altri. E quindi ha senso che Vander Warwick dica a V: chi ti ha insegnato a fare a pugni? Io, continuando ad utilizzare sempre la provocazione su Vi, un'altra frase che Warwick dice, o Vander, è: la paura nei tuoi occhi, l'ho già vista prima, la riconosco, come se lui conoscesse gli occhi della persona che ha davanti, no? Conoscesse gli occhi di Vi. E anche questo ha senso se Vander è Warwick. E addirittura in un video che ho trovato ci propongono la scena in cui Vander avrebbe visto la paura negli occhi di Vi. Secondo me è un po' esagerato, però vediamola. Questo effettivamente è un momento papabile, no? Per cui Warwick, Vander potrebbe dire: ho già visto questa paura nei tuoi occhi. Avrebbe senso, però secondo me è un po' forzato. Vabbè. Poi la provocazione di Warwick con Jinx anche è interessante. Questa è un po' più speculativa, però la vediamo un attimo. Tu eri lì. È un po' come se Warwick sapesse, nonostante Vander non abbia visto Jinx, che Warwick sapesse, e quindi che Vander sapesse, che è stata Jinx a causare quel disastro nello scontro, tra virgolette, con Silo e i suoi scagnozzi, no? Ovvero, adesso ve lo faccio vedere. Quale delirio? Ovviamente questo. Come dice giustamente il tizio del video, Vander non ha visto effettivamente Jinx, quindi potrebbe essere qualcos'altro. Quindi ecco, è speculativa questa parte qua su Jinx,
ma avrebbe senso. Questi sono gli indizi principali per cui potrebbe effettivamente essere che Warwick sia Vander, ma ovviamente molti di voi si chiederanno perché il liquido che vediamo nelle skin di Warwick sia verde, mentre quello che vediamo ovviamente bere da Vander è viola. Ecco, io a questa cosa non ho una spiegazione, non so nemmeno alla fine della, mi pare della terza puntata, vediamo Vander in teoria morto a terra dopo che ha bevuto quel liquido strano. Quindi non sappiamo effettivamente se Vander potrebbe essere Warwick, se lo resusciteranno sotto forma appunto di lupo, cosa succederà. Questa cosa non la so e non so nemmeno come potrebbe arrivare ad essere di questo colore il sangue, tra virgolette, all'interno, che scorre all'interno di Warwick. Una cosa però è certa, se avete visto anche il secondo batch, e se non l'avete visto il secondo atto, se non avete visto il secondo atto, staccate, c'è anche Singed, almeno non ha detto il suo nome, ma mi sembra abbastanza evidente che sia Singed. E Singed, voi sapete che c'ha molto a che fare con questi liquidi verdi, motivo per il quale credo che potrebbe esserci un collegamento fra le due cose, ovvero Singed che si porta a casa il corpo di Vander lo riadatta, lo fa continuare a vivere come ha fatto con quella specie di salamandra rosa, non so se ricordate. Va bene, questo è tutto, sono tutte le speculazioni che ho per il momento. Fatemi sapere se il video vi piace e ci vediamo come al solito alla prossima. Ciao ragazzi.